Aspettavo questo accanimento, insomma, da parte dei giornalisti. Un po' pensavo di essere capita, anche perché la prima la feci con te. Benissimo, tranquille, al bar poi. E quando mi sono trovata, però, è proprio quando tu mi dicevi stai attenta perché sono squali, è proprio vero. Non pensano che tu sia una persona, ti parlano. Subito con la compassione, il tono di voce proprio, ti trattano come fossi stupida, ma non è così. Cioè, io sono lucida. Quindi magari avrei gradito più comprensione e meno giudizi, domande stupide, dico stupido per capire proprio l'entità, è perché non sei scappata, ma i tuoi genitori, cioè, sono domande veramente pessime e di cattivo gusto. Perché non hai denunciato? L'ultima è successa pochi giorni fa. Mi hanno chiamato insomma per fare un'intervista e lei, la giornalista, disse che si era informata, quindi in teoria io pensavo che lei sapesse. Ho sentito l'intervista, ho letto tutto e poi mi fa: ora ti giro le domande. Cosa ti ha detto tuo marito prima di andare via? Il matrimonio, tu al matrimonio avevi il vestito bianco. E mi chiese, e mi disse, sì, questa cosa cosa ti disse tuo marito? Cioè, non è una domanda, insomma, pertinente, secondo Invece, me. che cosa è successo? Quando tu, allora, prima di tutto, tu sei fuggita e con un appunto escamo, se vuoi raccontarlo, qual è la tua storia? Cioè, c'è stato un procedimento, tutto quanto, insomma, quello che hai vissuto. Si mise in mezzo il padre di lui, io credo, tutt'oggi che sono sicura che lui l'abbia fatto perché era sicuro che quella sera comunque sarebbe scappato il morto, sarebbe finita male. Quindi è intervenuto proprio all'ultimo, anche perché lui era presente alle percosse, era presente alle sevizie, cioè, ci sono sempre stati tutti, quindi era veramente sciocco. L'ha fatto all'ultimo perché forse mio padre gli aveva parlato, diciamo. Ha visto che la Implorato. situazione, no, ma anche che la situazione degenerava, io facevo 29 kg, il corpo non reggeva più, quindi insomma era un po' degenerata tanto la situazione, e quindi il padre si mise in mezzo, tolse lui e io scappai da casa sua e chiamato papà mio e me ne sono andata e chiuso tutto da quella sera. Sì, perché una volta che ho tentato di scappare, sono stata presa per i capelli e fatta una scalinata di reni. Quindi la prossima volta, anche se dovesse mai venire in mente di ritentare, non lo si fa perché già si sa che cosa si va incontro. Quindi non è una sottomissione perché lei ci sta, come dissero una volta in un'intervista, che erano una giornalista e una psicologa, mai vista in vita mia, non mi conoscevano. Si sono permesse di dire, beh, perché evidentemente lei ci stava alla percossa. Che E tu in quel significa? momento come ti sei sentita? Una rabbia assurda, ero arrabbiatissima perché avevano mandato un messaggio distorto poi, avevano sbagliato tutto. E Ero questo durante una arrabbiata diretta? durante una diretta e io neanche ero lì per poter controbattere, per potermi difendere, perché poi hanno diffamato me e la mia famiglia, dicendo Dicendo? che io venivo da una famiglia violenta, che mia madre veniva picchiata da mio padre. Mai successo? Invece non Mai era successo. vero. Ma mai, ma noi neanche una pizza educativa ci ha mai dato. E no, nel senso, cioè, proprio tranquillo, una famiglia normale. C'ho 30 anni, mai preso uno schiaffo, quindi. E diffamatori, perché dissero questo di me e della mia famiglia, perché lei, quando io feci il paragone del cannellone, perché io sono stata operata alla tiroide, sempre per colpa sua, e stavo a Natale all'ospedale e io dissi però la legge italiana su questo non funziona molto bene perché io mi ritrovo a Natale dentro il letto di un ospedale, lui tranquillo e beato e domiciliari a casa. Più chiaro. E la giornalista disse, si vede che la ragazza però ha ancora un legame emotivo con il marito. Tu lì che cosa hai No, detto? avrei sinceramente
spaccato il televisore, non nego, ho chiamato la giornalista e volevo mettermi in diretta in modo tale da rispondere e non me l'hanno permesso. Era alla 7 che la Merlino, poi comunque fra l'altro una bravissima persona perché lei cercò fino all'ultimo di riprendere la situazione. Ma sì. Fu la psicologa a dire questa cosa, cioè come andò la dinamica della... Che loro mandarono il video. Sì. Tagliuzzato i miliardi di pezzi, che neanche io tra un po' mi riconoscevo in quel video, vabbè. E hanno tagliato le parti principali. Loro sulla psicologa disse, mentre io parlavo, io la ragazza non la conosco, però si vede che emotivamente non è stabile, che ancora è legata al marito, perché si vede che viene da una famiglia violenta, cioè, dove la mamma, perché lei ha sempre preso l'esempio della mamma che prendeva le botte, però non ha mai denunciato, e quindi lei prendeva esempio dalla mamma. Quindi un'alterazione della realtà, completamente... Certo. E la giornalista incalzava e continuava dall'altra parte. E questo parte. Anche perché alle volte in parecchie trasmissioni vengono invitati degli ospiti che magari non sono effettivamente degli esperti e che non sanno, no, approcciarsi al problema. Questo ti è capitato varie volte. Ma diciamo che quando è accaduto però è stato molto blando, che non mi ha dato molto fastidio, anche perché ero già stizzita per altre cose, quindi è stato la ciliegina sulla torta, ma... Non mi fece molto effetto, perché si vedeva che lo diceva, ma come le persone, come se avesse il cervello staccato. Okay. Quindi non dai peso a quello che dice, lo lasci perdere, che sennò tutti i giorni dovresti stare a litigare con tutti. E invece... No, ma la giornalista... La giornalista che ti ha chiesto perché non avevi denunciato, quando tu sei uscita adesso da... L'altra settimana. Successo. Sì. Sì, mi girò delle domande, tutta convinta, mi disse ora ti giro le domande, quando ho letto perché non sei scappata, perché non hai denunciato, perché non hai chiesto aiuto ai tuoi genitori, ma il matrimonio, c'avevi il vestito bianco, cosa ha detto tuo marito? Io ho letto le domande e sono rimasta veramente estrefatta, perché l'ho chiamata, ho detto senti forse mi sa che ti è sfuggita la situazione di mano, perché dice no beh perché io mi sono informata, no. Perché se ti fossi informata sapevi che io avevo il matrimonio coatto, la parola stessa lo dice, non perché era coatto lui, è il matrimonio coatto. Cioè. E poi cioè. Sulla denuncia che cosa gli hai detto? Sulla denuncia gli ho detto, beh guarda, forse gli ho detto, non hai letto bene il piccolo particolare, gli ho detto che sono 3 anni che c'ho un processo aperto e si è chiuso l'altra settimana. Ho detto quindi, mi fa, no vabbè ma sai adesso mi riprendo, guarda no, io ho detto lascia perdere, non si può fare, io ho detto. E lei mi disse, beh però io ti devo fare anche altre determinate domande perché io devo saziare il pubblico. Non ti nego che quella domanda, quella affermazione mi ha dato molto fastidio, mi sono sentita come un pupazzo, un fenomeno da baraccone, al che infatti gli risposi male. E gli dissi, io non sono il tuo pupazzo che tu muovi per saziare la tua curiosità e quella del pubblico. Brava. Anche perché siamo vittime, sopravvissute, come vuoi. Ma abbiamo una dignità, siamo sempre donne, comunque a prescindere dalla situazione. Cioè se io decido di parlare non è che niente la mia dignità, anzi, la sto tirando fuori. E non sei nessuno tu giornalista per poterla calpestare. Certo. E poi c'è stato anche un altro episodio sulla carta stampata, mi avevi detto. Che è successo? Poi non sono paziente come persona, quindi poi io lo feci il primo con te, filò tutto liscio. Quindi ti eri abituata bene. Benissimo, diciamo. Sì, perché poi tranquille, ti ricordi poi io dissi anche cose che neanche mi ricordavo, perché poi è così che se la persona è preparata, è informata, tutto quanto, parli tranquillamente che neanche te ne rendi conto e ti ricordi cose. Quindi io l'ultima esperienza, la tua, sono andata tranquilla e io lei me la perdevo proprio strada facendo. Cioè io arrivavo al matrimonio, lei ancora era rimasta a marzo quando l'avevo conosciuto. Cioè, non ti stava dietro? No, poi lei si era fossilizzata con quelle taniche di benzina, ce l'aveva proprio qua, no? Cioè? L'aveva colpita.
Perché lui la sera che io scappai, lui mi preparò due taniche di benzina, quella da 5 litri delle barche, e mi disse la frase fatidica che dicono tutti poi purtroppo. Io disse: senza di te non so stare, so che tu mi vuoi lasciare, quindi io do fuoco prima a te e poi mi do fuoco io. Questo è. E non ho. E lei diede molto peso a questa. Mentre invece la storia è molto più complessa. Era molto, molto più complessa, c'erano molte altre piccolezze che magari doveva capire, percepire, no? E lei niente, mi manda la prima email come titolo, poi volevo morire, come titolo, Consoli maltrattata, ha preso le percosse dal marito, ancora questo marito, Tani che la voleva bruciare con due taniche di benzina, cioè aveva fondato tutto su quello. Non Sulla raccontava benzina. tutto sulla benzina, tutto sulla benzina. Non so il perché, cinque volte l'ho dovuta raccontare. Tutta la Al, storia. alla fine mi sono impuntata come un asino, mi sono messa, ecco, ti ricordi, ti chiamai e ti dissi: Luisa, dammi una mano perché non so come uscirne. E gli mandai le mail con scritto proprio: guarda, devi scrivere questo, tieni. E gliel'ho inviato. Quindi gli hai scritto tu il Sì, pezzo alla sì. fine. Sì, perché così almeno non correvo il rischio di leggere baggianate, anche perché fanno male, eh. Cioè già la storia in sé non è simpatica, Sì, perché già la tua storia è molto molto pesante. non è che si racconta una giornata a Gardaland, insomma, Sì, quindi. e tu diciamo come ti, a parte come reagisci, perché questo lo vediamo come reagisci perché sei una donna molto forte, ma come ti senti in quel momento? Insomma, la rabbia, le cose, ma cioè, qual è il messaggio che tu vorresti dare ai colleghi, alle colleghe che intervistano appunto una sopravvissuta che si approcciano a questo fenomeno, che lo devono descrivere, che ne devono dare informazione? Secondo me, dalla mia piccola esperienza, dovrebbero prima informarsi, prima di andare dalla sopravvissuta, dovrebbero informarsi, leggere, capire com'è la persona, perché ognuno è fatto a modo suo. Magari avere un po' più di tatto, un po' più di sensibilità, non fare domande banali e retoriche, lasciare più spazio come. Tu hai fatto, raccontami la storia, appunto, cioè non è che mi hai chiesto a che ora, come l'ha fatto, cioè loro vogliono sapere nel minimo dettaglio e fa male, perché comunque mi vai a girare il coltello dentro la ferita. È capace che su un articolo magari io voglio raccontare la mia storia, ma non quel dettaglio, perché tu mi devi per forza far dire quella cosa? Come ogni volta nelle trasmissioni vogliono le foto. Perché io ti devo far vedere una foto? Se io ho un processo aperto, è stato condannato, è stato riconosciuto, quindi ho un avvocato, ho tutto, perché io ti devo dimostrare a te della mia Vogliono le violenza? foto in cui tu sei stata Sì, è colpita, sì. un'umiliazione che tu fai vivere alla persona. Certo. Ti senti come se avessi una mancanza, cioè ti parlano proprio con compassione, tesoro, dimmi, cioè, tesoro, dimmi cosa. Cioè, è sbagliato proprio l'approccio, secondo me. E poi si devono ricordare che noi siamo persone. Cioè, danno addosso come squali. Non gli interessa che tu puoi essere ferita. Affondano, se loro vogliono sapere quella cosa non gli interessa, ti buttano giù, ti mettono KO, ma loro pur di fare lo scoop ti passano sopra col carro armato. Cioè, un po' più di sensibilità, un po' più di comprensione, meno giudizi, no? Che poi io mi devo anche sentire dire perché. Perché non sei scappata? E perché non hai fatto questo? A me, per esempio, bloccava molto. Certo. Più domande mi venivano fatte, più era il momento che mi chiudevo a riccio. Perché erano troppe, troppe tutte insieme, ma arrivava a valanga, cioè io già stavo elaborando il fatto che dovevo essere intervistata, quindi dammi un po' di aria. E loro invece no, davano addosso. Mi è successo anche una volta in diretta, mi fecero una domanda e non ho risposto. Mi sono Ti sentita sei messa. bloccata. Sì, perché mi sono sentita messa all'angolo, quindi mi sono chiusa riccio. Quindi un'ulteriore violenza poi alla fine. Sì, perché alla fine tu mi fai ricordare per forza. A me la cosa che mi tocca di più, che mi fa più male, è quando vogliono per forza sapere quel dettaglio, che loro lo sanno che ti fanno male, ma non gliene frega niente. Continuano imperterriti su quel punto. Quello è più schifoso. Quindi diciamo formazione, Informazione, magari. informazione,
e anche sensibilità. Sì. Possiamo chiudere con questo augurio? Una domanda. Prima hai ascoltato il decalogo, i 10 punti della, sì, della Federazione della Stampa Internazionale. Ritieni che in quel piccolo regolamento ci sia un po' un giusto senso, un giusto approccio per casi come il tuo? Ti sei ritrovata in quel decalogo? Sì, sinceramente sì. Reputo giusto, insomma, tutto quello che è stato detto anche finora, perché se è stato detto tutte cose giuste, il problema è che poi dopo non vengono messe in atto, nel senso che, ecco, è capace che io posso aver trovato Luisa e mi sono trovata benissimo, mi ha fatto ricordare cose che non mi ricordavo da 2 anni con lei, tranquilla e beata, poi ecco, ti capita, purtroppo non tutti poi lo mettono in atto, questo è il problema, che c'è una su 100. Dovrebbe essere un po' più la percentuale. Siamo, insomma, qui, no? Apposta oggi. No, io dico la mia esperienza, insomma, sì, che certo, sono avute 2 belle e poi la devastazione totale. Va bene. Grazie, prendiamo anche noi una piccola lezione da tutto questo. Impariamo, il giornalista deve essere umile e guardare sempre le cose sullo stesso piano di chi va a intervistare, insomma, ecco, non ci deve essere questo accanimento, questa morbosità sul fronte delle donne, delle vittime, come su tutto, diciamo, quando noi raccontiamo la realtà. Io penso che l'approccio deve essere sempre questo: rispetto per chi hai davanti, stesso tipo di posizione, ti metti al suo livello e ascolti. Spesso c'è chi preferisce parlare lui piuttosto che ascoltare. Siamo qui anche per crescere. Grazie, grazie. Grazie, grazie Elisa.